E adesso vai tu, Jack! Ragazzi, oggi a cena con Pino, siamo in famiglia proprio. Come potete vedere con me c'è il mio fratellone, mica tanto, nel senso che abbiamo la stessa età, insomma. Fratellino. Sono di un mese più giovane. È un mese più giovane di me. Di Pino. Però ragazzi, diciamoci la verità, due 69enni messi così... No, non li trovate. Avercene. Comunque, a parte queste autocelebrazioni, ragazzi, sono io con Fabio, anche se viviamo tutti e due a Milano, per i suoi impegni, per i miei impegni, non ci vediamo tantissimo. Però tutte le volte che ci vediamo è una gioia. È come se ci fossimo visti la sera prima in pizzeria. Bravo. E questo dà il senso della vera amicizia. Bravo. Che bravo. Dove sei? Sei su Twitter, sei su Facebook, sei WhatsApp. No, io sono a casa mia e tu sei a casa sua. Però quando ci vediamo sentiamo questa energia, questo percorso, questi progetti. Insomma, Pino e... Abbiamo fatto, io e Fabio abbiamo fatto lo stesso percorso proprio. Lo stesso percorso, io per me non lo posso dire perché lo devono dire gli altri, io lo dico per Fabio. Lo stesso discorso che Fabio ha fatto per la dignità, per la sua coerenza sempre. Anche quando il blues non se lo inculava più nessuno, neanche di Striscio, lui è sempre andato avanti per la sua strada proprio, senza né sì né come né ma. Lui è sempre stato il Puma di Lambrate, io lo chiamo Mr. Blues, lo chiamo. Ti faccio un applauso perché... E io però dopo questa presentazione io ti posso dire una cosa che nessuno sa. Pino, vaffanculo. No. un grosso network televisivo ha intenzione di chiamarci per fare i giudici di un talent show che si chiamava Saluto Massorata Show. No, è una battuta perché so che anche Pino non ama molto i talent. Ma quale talent? Ma scarica. Comunque, il tuo amplificatore e lavora. Bravo, veramente. E lavora. Ritorniamo nelle cantine, ragazzi. Godete già. Ma quanto abbiamo goduto noi in cantino quando nessuno ci faceva suonare? Bastava andare 4-5 volte a settimana, andavamo sì. A provare. Provava sempre. Ma tu suoni, sì. In sala prove. Sì. e godiamo ancora oggi. È quella la cosa bella, la coerenza, ragazzi. La passione. Ma tu sai che l'altro giorno uno, dopo un concerto, mi fa: oh, guarda, ti devo fare i complimenti. Io non ho visto nessuno che si porta via l'amplificatore. Scusa, l'amplificatore è mio. Non ho capito, me lo porto via io. Perché se lo deve portare via un altro? Vabbè. Va bene, dai. Ragazzi, io vi ho lasciato parlare in silenzio. Avete detto una grande verità. Quando vi vedete una gioia, ma sappiate che per me vedervi insieme è una gioia ancora più grande, è un piacere. E ho i brividi, bentornati di cuore a Rock TV. Mettiti un felpatino, carissimo, che hai i brividi. Ce l'ho, infatti, hai visto, Fabio. Guarda, veramente sai che vi ho rotto anche per incastrare le date e tutto per vederci oggi, ma ci tenevo tanto a fare una diretta assieme. Io, prima che partiamo io, Fabio, devo dire una cosa sola, visto che ieri ufficialmente anche Steve, il mio chitarrista, ha fatto il suo post. Io ho fatto il mio, nel senso che questa qui non è una novità, nel senso che noi eravamo d'accordo già da prima dell'estate che chiudevamo questa collaborazione con l'ultima data che abbiamo fatto, che è stata quella del Rock on the Road a Desio. Dovevamo fare Torino due settimane fa, ma Steve purtroppo è stato male. E cosa devo dire, ragazzi? Posso dire io? La cosa migliore... Per Steve, un applauso. Grande. Un applauso per quello che ha dato, un applauso per la... Steve, a parte la bravura artistica che è immensa proprio, uno dei più grandi chitarristi che ho conosciuto, e non solo, ma come persona, la coerenza di quello che parlavamo, la coerenza, è una delle persone più oneste che ho conosciuto nella mia vita. Non se l'è mai tirata neanche un attimo. Ma assolutamente. Mai. Una delle persone più umili. E naturalmente anche da qui auguro a Dario Buca, il bassista, Marco Di Salvia, il batterista, e a Steve Angertal. È stato un percorso di tanti anni,
siamo stati in giro, abbiamo macinato migliaia di chilometri, ci siamo divertiti come dei pazzi, abbiamo fatto tanto rock and roll, perciò loro adesso vanno avanti con i loro progetti, giustamente, e gli auguro tutto il bene del mondo. Io con la nuova line-up, in poche parole, ripartiremo dal 29 di dicembre dal Mefisto di Alessandria, che dal vecchio si è spostata in città. Per le mie date, pinoscotto.it. Io però voglio dire una roba che tu mi hai detto l'altra volta, che io mi vendo sempre. La posso dire io? No. La dici tu, dai. Ma no, perché poi dopo ci dicono che siamo volgari. La teniamo, no, ma non è vero. La teniamo per la devono prossima. Devono imparare, la, sì, la teniamo per la però prossima. Devono imparare, sì, ragazzi. Però io, visto che tu sei partito con i ringraziamenti, voglio anch'io salutare e ringraziare un chitarrista che fino a poco tempo fa suonava con la Travis Blues Band, Guitarrei, Renato, che ha dovuto abbandonare per adesso, spero solo per adesso, l'attività per problemi di salute. Renato, io so che ci stai guardando, saluti da me, saluti da Pino. Un abbraccio a tutti noi. E dacci dentro e recupera, e visto che anche lui è un milanista, glielo mando, forza. E vai, tra l'altro ne approfitto, Fabio, per condividere a tutti gli amici di Rock TV che ci seguono l'invito che mi hai appena fatto. Fabio mi ha appena lasciato un volantino della sua data il 18 novembre allo Spirit de Milan. Non mancate, sì. Travis Blues Band dal vivo, un'esperienza unica, l'avete vista qui in studio di Rock TV. Io ho avuto l'onore, io ho avuto il piacere, Fabio, io sono andato a un sacco di concerti grossi, no? Come te anche, e mi sono sempre perso il supporto. Quella volta, l'ultima volta che sono andato a Milano con i Deep Purple, io sono arrivato mezz'ora prima che tu salissi sul palco. E avete fatto, guarda, non lo dico perché sei qua, avete fatto un concerto, ragazzi, da pelle d'oca, veramente, da pelle d'oca. Anzi, grande. Da pelle d'oca, visto che ci sono tutti i miei amici della provincia di Bari. Ah, di Bari. Ma sai che ti devo dire che sarà il tuo modo di rapportarti, sarà come parli, sarà che tu non hai mai avuto timore di dire le cose che pensi. Ma io ho un sacco di amici che mi dicono: oh Fabio, saluto Mappino. Saluto Massone. Vabbè. Sai grandi. Che ti racconto anche un altro aneddoto. In questo studio, oltre alle dirette di Rock TV, ci sono anche le dirette di Pop TV. E quando vengono artisti o gente anche del rap che scopre, ma qua c'è anche Pino Scotto, vede il libro di Pino, la foto, lasciano dei messaggi. L'altro giorno un ragazzo, siamo arrivati io e Pino in studio, c'era una dedica di un rapper a Pino: Pino sei il numero uno, grande. Ma, ed è una cosa che a me ha fatto tanto piacere. Ma perché secondo me Pino, non vorrei sembrare troppo, come si dice, cerimoniosi, ma nel panorama italiano uno come lui c'è? No, non c'è, perché la sua forza è di essere l'unico che gli è costato, perché attenzione, io sono sicuro che Pino non lo vedremo mai a fianco di qualcuno nei grossi, come si dice, canali televisivi. Sicuramente, perché sanno come che, te ci hanno invitato in tanti posti, non è che abbiamo detto andate a fare in culo, abbiamo detto no, ci dispiace, grazie, arrivederci. Sicuramente. Bene, qualcuno mi scrive ogni tanto, sicuramente, come fa con te: grande album Pino, grande album, non capisco perché tu non fai i posti come San Siro, e io sai cosa gli rispondo? Io ti ringrazio veramente di cuore, però visto come va l'andazzo in questo paese, se io fossi a San Siro mi preoccuperei, vuol dire che c'è qualcosa che non cosa. E io invece gli rispondo: io a San Siro ci vado a vedere il Milan. Bravo. Grandi, non tocchiamo un argomento così. Oh, ma a proposito di Milan, lo sai che tanti scrivono, mi dicono: ma io lo so chi è Jack. Jack è il figlio di Galliani, è figlio di Galliani. Ragazzi, Jack è Jack. Jack è Jack. Jack è Jack, ragazzi. Si è sparsa quella voce. Questo è il nuovo inno del Milan, lo sapevi. Le parole devi fare tu. E faremo, lo faremo. Se ce lo fanno fare, lo faremo. Devi sapere poi che, tra l'altro, ultimamente ho dato contro Berlusconi un po' di volte. Quindi la gente ha iniziato a dubitare sul fatto che fossi lui, no? È incredibile dopo tanti anni. Però c'è da comunque dire a parte che Jack, Rock io TV lo conosco. Gianluca, che io Gianluca che lo conosco. Gianluca non ha mai avuto peli sulla lingua. Le cose che doveva dire l'ha sempre detto su Berlusconi, su non Berlusconi, sul Milan. Quando gioca male,
È così che bisogna essere nella vita. Se no non saremmo in sempre veri se no, e sinceri. Se no, poi non saremmo tutti assieme. Bravo. Perché ricordiamoci il famoso detto: da Montelupo ci vede Capraia, che Dio li fa e poi li appaia. E poi li appaia. Così. Vi leggo questo messaggio bello di Simone Brizzi, perché secondo me siete proprio le persone giuste a cui fare questa domanda. Dice: ciao Pino, Jack e Fabio. Mio figlio mi ha chiesto il vostro parere su un brano da ascoltare per iniziare con la musica rock. Sai, ce ne sono talmente tanti. Io, ma forse partirei con un brano dei Rolling Stones, cosa dici? Oppure anche uno... Ma io un brano che mi viene è Born to be Wild, chissà perché. Su questo chissà siamo perché. D'accordo. Sì, è sì. Un brano dove c'è dentro la storia, c'è dentro il blues. La tastiera, dentro... sì, l'accompagnamento, quell'andazzo giusto. Io ce n'è tanti comunque. Sentiamo... Io mi sa che sceglierei un pezzo dei Led Zeppelin se dovessi ascoltare rock and roll per la noi siamo volta. Un po' più vecchi di te, Jack. I Led Zeppelin sono veramente l'ABC del rock and roll, una grandissima band. Fabiola Catapecchia, che di solito fa sempre messaggi ironici, sfotte e tutto quanto, dice: per una volta tanto voglio fare una domanda seria. Vorrei chiedere a Fabio il suo punto più alto e quello più basso della sua carriera. Allora, il più basso in assoluto quando ho iniziato, perché c'erano i famosi giornalisti tromboni che scrivevano: ah, questo Treves cosa vuol fare col blues, come si permette di suonare una musica che non appartiene alla tradizione, pipponi mostruosi. E quindi ero abbastanza triste, ma sempre più convinto e motivato ad andare avanti nella diffusione della musica che io amavo. E il punto più alto, ce ne sono talmente tanti, l'incontro con Frank Zappa, il suonare sul palco con il genio di Baltimora, l'abbraccio di Springsteen, i complimenti dei Deep Purple. Ragazzi, visto che sta parlando di questo, voglio dire una cosa di Fabio. Io quest'estate sono andato a vedere un nostro amico che vive a Los Angeles, che c'ha uno studio, e quest'estate è andato in giro con Billy Gibbons del ZZ Top, no? Io poi ci ho suonato con ZZ Top due volte ed ero lì come spettatore. Fabio era lì che aspettava di salire, salito Billy Gibbons, è salito e si sono messi a suonare. A un certo punto Fabio, con la sua grande umiltà, è questo che voglio dire io, l'ho visto lì che si è nascosto dietro al suo posto con l'armonica, aspettato il momento che gli hanno detto vai con l'armonica, e ha fatto il suo giro e si è ritirato per dare spazio agli altri. Ho visto Billy Gibbons che l'ha preso quasi per i capelli, l'ha tirato indietro, ti ricordi? Suona, gli faceva, vai, vai! E ho visto, io ho immaginato, chissà Fabio come si sente. Io ho la pelle d'oca, guarda. Ce l'avevo chissà anche... come ti sei sentito era in quel momento lì. Era il 16 luglio, ma avevo anch'io molta emozione, molti brividi. Perché grande. Poi alla fine cosa si scopre? Si scoprono sempre più o meno le stesse cose, che quelli bravi sono bravi proprio perché non hanno bisogno di tirarsela, proprio perché sono bravi certo. E non hanno bisogno di atteggiamenti, sono quelli che non ci arrivano, che hanno bisogno di andare in giro con le guardie del corpo, di dire io ho fatto, io ti racconto, io quando ho fatto. E questa è stata una bella esperienza, Billy. Bellissimo. E poi Billy è nato il 16 di dicembre, che è lo stesso giorno in cui sono nati altri due miei amici, Sugar Blue, grande armonicista, e Robin Ford. E quindi gli ho detto: oh Billy, lo sai che io sono più vecchio di te di 20 giorni? Si è messo a ridere, un po' come faccio io con te. Lo sai che sei tu più vecchio di me di 20 giorni? Vabbè, basta con questo. Sai Fabio, raccontami una cosa che mi è capitata un paio di settimane fa, che quei ragazzi di Crazy, dopo la diretta, andiamo sempre a imbriacarci qua al bar alla Bovisa, a divertirci un po', no? E siamo entrati in questo bar e a un certo punto è partito il video di We Are The World, di USA for Africa. E a me erano forse 20 anni che non vedevo quel video. Ho visto una quantità di artisti fenomenali insieme, c'erano abbracciati, a cantare per un fine alto, con un'emozione. E mi sono detto: oggi una cosa così non si potrebbe più fare, perché ci sarebbero milioni di manager, di interessi economici, di interessi delle case discografiche,
che annullerebbero. E poi io non escluderei le teste di cazzo. Sì. e io dico che una cosa come quella oggi è improponibile se non studiata a tavolino per fare dei soldi, e ti fa capire di com'è cambiato il mondo, ma anche poi di come gli artisti una volta, secondo me è la stessa cosa anche poi per i calciatori che non hanno più così passione per il gioco che fanno, che questa dittatura del denaro ha un po' tolto invece la passione che io quando vedo persone come voi due, come Gibbons, cioè trasudate passione, allora, trasudiate amore per quello che fate. Quello che ho detto prima a Pino, prima di entrare in studio, non nella musica, ma nella vita, se non hai passione, non vai da nessuna parte. Che tu faccia il calzolaio, che tu faccia il pizzaiolo, che tu faccia il venditore di lampascioni, se non hai la passione del tuo lavoro, non vai da nessuna parte. E la differenza nella musica la fanno quelli che fanno una nota, non 10.000, fanno una nota, boom. E ti viene da dire, porca miseria, ma che brivido mi ha dato quello lì. Sì. Ed è così, anche ai giovani, sia Pino che il sottoscritto, noi diciamo sempre le stesse cose. Prima di pensare al disco, prima di pensare ai soldi, prima di pensare all'apparizione televisiva, pensa ad emozionarti tu per primo. Bravo. Perché è così il discorso. Sì. Se tu non trasmetti la passione che in quel momento hai sul palco, e allora vai a fare l'impiegato alla Telecom, con tutto rispetto per gli impiegati della Telecom. Sicuramente. Hai capito? Sicuramente. Noi facciamo queste dirette e siamo tanto felici con Pino, perché oltre agli amici storici che ci seguono, che sono magari i nostri coetanei, che amano il rock da decenni, ci sono tanti figli o comunque tanti ragazzini di 18, 16, 20 anni che ci seguono e che imparano cose. Io premo sempre su questo concetto della passione, perché per le nuove leve, ricordatevi che se anche tutti ascoltano Sfera Ebbasta e la Trap, se voi avete passione per questo genere, lo amate e vivete appassionati come Pino o come Fabio, sarete persone felici, perché poi non c'è bisogno di essere Pino e Fabio, che sono artisti straordinari di livello internazionale. Anche un artista medio-basso che non raggiunge grandi livelli, ma vive felice perché fa di una cosa stupenda come suonare una passione. E poi ti porta bene, ti porta buono, perché ti porta buono, perché dentro tu sei talmente in armonia e felice di non dover mai dire di sì, di non dover firmare contratti, di non aver bisogno di qualcuno. Non hai ansie, hai ansia, non hai rotture di coglioni. Ma, avrai un po' di soldi in più, però, come diceva mia nonna Adele, diceva, i soldi non si mangiano neanche le galline, neanche le galline se li mangiano, non so, a cosa servono. Ragazzi, queste qui sono parole da incorniciare, questa qui è filosofia. Oh, a proposito di filosofia, mi lasciate raccontare un aneddoto. Vai. Non è molto lungo. Eravamo attesi a un concerto a Trani, in provincia di Bari. Arriviamo alle 6:30 per le prove e mia moglie Susanna, che si occupava dell'aspetto tecnico, ma a che ora arriva l'impianto? Mo arriva, sono le 7:30. L'impianto, guardate che non... Mo arriva! Alle 9:15 arriva un omino sull'ape e scarica due casse, una a sinistra e una a destra. Vado a vedere quella di destra e dentro era vuota. Vuota completamente, non c'erano... E dico, scusa, ma questa cassa è vuota? E lui mi risponde, sì, mi pareva brutto portarne una sola. Questo è il momento più alto della filosofia, è una cosa incredibile. E con questo cosa voglio dire? Giovani che state ascoltando, non è la cassa che fa il bel concerto, ma è qua. È lo spirito. È qua. Che ti fa suonare bene. Da quanti concerti abbiamo fatto noi ammettendo il microfono nell'amplificatore e cantando col microfono? Mi ricordo al vecchio Leon Cavallo e Gorgole sui bancali. Ma stai scherzando? Invece nel palco non c'erano i bancali. Ma il palco non c'è. Ma mettiamo due bancali. Scusi, io mi ricordo di una gemma Leon Cavallo, di No Woman No Cry, sì, di Bob Marley, sì, che c'era Finardi, c'era Finardi, Bambi Fossati, ma sì, c'eri anche tu, sai, sì, che non mi ricordo. C'eri anche tu. Sì. Ero giovane, non ero più una bello, delle cose però... che invidio di più a Pino in assoluto, proprio per una questione anagrafica, che è stato a vedere Jimi Hendrix. Ma anche lui l'ha visto. Quando io lo vedevo a Roma, tu l'hai visto a Roma. Il concerto a Roma ha avuto dei problemi, mi hanno raccontato. Veramente. Le persone, dei problemi tecnici, l'impianto tecnico era arrabattato. Ma lui non voleva suonare addirittura. Lui non voleva suonare. Eppure te lo ricordi tutta la vita. Milano è stata una cosa straordinaria. Il problema è che io, purtroppo,
ho vissuto anche a 10 metri di distanza l'ultimo concerto in assoluto di Hendrix all'Isola di Wight. Nell'agosto all'Isola di Wight. Eravamo io, Camerini, Finardi. Lì devi morire, perché devi morire. A un certo punto uno mi fa: "Uè, Fabio, ma guarda chi è quello lì, ma assomiglia a Finardi." Così, Finardi, ce ne sono 500.000 persone, figurati se incontriamo Finardi. Eugenio, si volta Eugenio, era Finardi. Finardi e Camerini a 5 metri di distanza. Sicuro. Grande Eugenio, anche lui va sempre avanti per la ecco sua strada. Ecco perché il signore degli aneddoti. Siamo due signori. Ma questa puntata non scappate, li vogliamo tutti, però siamo qua veramente. Io rappresento tutti gli amici che ci seguono e siete qua. Un altro episodio bellissimo della storia del rock, e mi fa piacere leggere questo messaggio di Raffaele Amatino. Ciao Jack, Fino e Fabio, cosa ne pensate dei Def Leppard e del loro batterista Rick Allen? Lì per questa band più che ammirazione non si può avere, ragazzi. Il batterista, voi sapete che ha avuto un incidente, ha perso un braccio, la band si è ferma. Oggi come oggi cambiano il batterista dopo subito. 2 minuti. Dopo 2 minuti c'è già, l'hanno aspettato, gli hanno fatto fare una batteria apposta per lui ed è ancora nella band lui, il batterista. Grande rispetto per questa band, grande. Io credo veramente che sia l'esempio più alto di umanità proprio nei rapporti relazionali della band e la storia del rock, una cosa come perché, questa. Perché c'è innanzitutto il discorso della solidarietà, c'è il discorso della condivisione di progetti e di passioni e soprattutto c'è l'empatia che c'è tra queste persone che sono fermate e hanno detto no, la band è con questo qua, non se ne frega niente di pigliarne un altro. E quindi hanno mantenuto fede a uno dei principi della musica, che è: se si suona assieme. Bravo. Si suona insieme. Infatti senti subito i gruppi dove c'è quello che sembra che stia suonando da solo, e invece no, ci insegnano i Deep Purple, i Rolling Stones, i Led Zeppelin, la musica la fai assieme. Vabbè, Alex invece va sullo spirituale, dice: ciao ragazzi, cos'è per voi la fede? Per me la fede, posso rispondere io per primo, per me la fede non è legato per forza a qualcosa di religioso. La fede è qualcosa in cui tu credi fermamente, può essere, perché per me l'amore è fede. Se tu credi nell'amore, credi nella forza dell'amore, sei uno che ha fede. Se tu sei uno che pensi che comunque vada la tua squadra del cuore prima o poi risorgerà, perché hai fede, sei convinto che possa capitare quella cosa lì. Poi dopo c'è la fede intesa come fede religiosa, ma su quel versante io non mi pronuncio, perché devo ammetterlo, non sono un praticante di nessun tipo di... No, io penso che ci sia... Io non vado in chiesa anche perché... Cioè proprio non voglio averci a che fare con quel mondo. Credo che ci sia qualcosa di più, lo sento che ci sia qualcosa di più. Però per quanto riguarda la fede, più o meno ha detto tutto Fabio. Cioè è credere in te stesso proprio. Credere nei valori, quelli veri. Quelli che ancora oggi vengono calpestati, ancora oggi. La compassione, l'amicizia, il rispetto. La passione, questi sono i valori che vincono, tutto il resto è solo fumo. Io sarò. Fermo restando che se da domani in chiesa si suonassero di nuovo i Gospels e gli Spirituals, i primi a frequentare le subito chiese sarebbero Pino Scotto e Fabio Preti. Io sono molto lapidario, per me la fede è tutto. E grazie alla fede che amo il rock and roll, che amo Fabio, che amo Pino, è proprio più o meno... un'energia. Ma secondo me è la stessa fede, abbiamo la stessa fede. La stessa fede nel senso. Lui ha detto la verità, che la fede è amore, è amare le persone, è amare il proprio strumento, è amare il genere musicale che ti piace, è amare. C'è un famoso inno, che non vorrei sembrare blasfemo, perché era un inno che diceva: una fede c'è nata in cuore, cioè basta. Una fede? Una fede c'è nata in cuore. Basta. Detto questo, è detto tutto. A proposito di cuore, c'è una bella domanda di Tantò. Di?
Tantò si chiama, la fa a Pino, ma poi io la estendo anche al Puma, con molto piacere. Dice: Pino, da quando ci sei arrivato, secondo te Milano è cambiata in meglio o in peggio? E come te lo ricordi il passato di questa città? In peggio è arrivato, in peggio, veramente in peggio. Ho visto un degrado sociale, proprio, ho visto di quello che parlavamo prima, questo degrado delle passioni, no? Delle amicizie, quelle vere, dei credi politici, quelli che abbiamo avuto io, Fabio, quelli veri, la sinistra quella vera, quando ci abbiamo creduto, quando c'era il grande Enrico, cazzo, morto Berlinguer, è finito tutto, adesso una massa di merde, venduti del cazzo, ladri, puttane, pezzi di merda. Sta calmo, Pino, sta calmo. Ragazzi, il potere, cercare del buono nel potere, è come cercare una vergine in un bordello, uguale. Tu, Fabio, invece Milano come la vedi? Allora, però aspetta, scusa, una cosa importante che devo dire. C'è sempre stata questa roba terun, no? Io devo dire che dal primo momento che sono arrivato a Milano, io questa cosa non l'ho mai vissuta, mai. Sarà stato perché ho trovato sempre delle belle persone, non lo so. Di quei due che arrivano a Milano dalla Puglia, arrivano alla stazione centrale e la prima macchina che vedono è targata CR e uno fa all'altro: uè, ripata, hanno fatto Cerignola provincia. Vabbè, anche questa è una battuta che fa parte del nostro passato. No, io amo invece, amo ricordare la Milano dei Campetti, dalle parti di Lambrate, sotto la massicciata della ferrovia. Amo ricordare quando ti davano 100 lire, mamma, 100 lire, ti sembrava di poter comprare di tutto, in realtà ti pigliavi la bibita, le stringhe. Fabio, la mia prima macchina, il 500, l'ho pagata 700.000 lire, pazzesco. La prima macchina, ho fatto un pacco di cambiali così, ho fatto. E dopo 20 giorni scendo giù per andare in fabbrica a lavorare al mattino, mi hanno fottuto la macchina. Mi hanno fottuto la macchina. Io invece dovete sapere che una delle cose interiori che più mi disturba personalmente è proprio il fatto che vivo ormai a Milano da forse 30 anni o anche di più e non riesco minimamente ad amarla. Sono stato strappato da un paese, sono stato portato qua e mi dispiace perché comunque sono riconoscente a questa città che mi ha dato tutto. Però non riesco a amarla perché non riesco a amare il fatto che la gente qua sia troppo stressata, distaccata. Basta vedere, però, quando vai a Roma e prendi un taxi o a Milano, e questa cosa qua, io ho bisogno del calore, sono anche un terrone, cioè ho bisogno, però, nel senso bello del termine, ho bisogno del calore, e qui un po' manca. Quei Palladium, negli anni 80, andiamo a Roma, quando uscivo il disco, andavamo a Roma, c'era la First, l'agenzia quella di Mamone, no? Andavamo a Roma, stavamo lì 4 giorni, ci organizzavano tutte le interviste con i giornali, no? E facevamo disco ring, quelle trasmissioni. Appena arriviamo all'aeroporto ci carica sto tassista, a un certo punto arriviamo per andare in Rai e siamo su sto viale, a un certo punto un traffico così, e c'era tutto il mercato, fa. E questo fa, una volta qua si girava bene, si andava alla grande, fa. Adesso vendono, so qui, e già cominciavo a incazzare, so qui che vendono di tutto, vendono la frutta, vendono i vestiti, vendono l'anima degli immortali, loro. Sì, comunque, per ricordare, per riappacificarsi con la Milano che non c'è più, io invito Jack e invito Pino, graditi i miei ospiti, e andiamo a una delle poche trattorie che ancora esistono, la trattoria alla grande. A Baggio, ragazzi, sembra di entrare nella vecchia Milano. Ci andremo. È rimasta quella lì, una trattoria dove mangi il risotto alla milanese, la cassola se vuoi, lo zola, quello non, buono. Non vediamo, ecco, l'ora. Una volta ce n'erano 100 a Milano di trattorie, proprio trattorie doc. E il Mattarella. E adesso ce ne sono rimaste forse 10, 5, non lo so. Vabbè, comunque. Dovete sapere che tra le cose di cui mi vanto è che sono stati una grande gioia e una grande emozione. Io ero presente quando hanno dato l'Ambrogino d'oro al mitico Puma. E adesso ti leggo questo messaggio dell'ufficio Ibiza, perché i nostri amici dell'ufficio Ibiza che ci scrivono sempre dicono: Pino, Jack, Fabio,
Dopo la notizia della Ferragni candidata all'Ambrogino d'Oro, avete invitato uno che l'ha meritato davvero e hanno ragione. Fabio, dia Sala di dare un premio pure a questi due, che saremo io e Fino. In effetti, con tutto il rispetto, a parte che non è neanche milanese, però l'Ambrogino d'Oro a Ferragni è un po' un segno dei tempi. Lo so, infatti... Stiamo combinando malamente. Quando io ho letto la notizia, dico, porca miseria, pensare ai milanesi, a quelli... Pensa a Iannacci, pensa a Gaber, pensa a quelli che hanno fatto grande Milano, perché è un riconoscimento di benemerenza che dà la città di Milano. Di Milano. Sì. E non è più così, non è più così niente, ragazzi. Però non entriamo in depressione, no, perché ma ormai ci conviviamo benissimo. Ma noi infatti sai che la chiamo la nostra terapia, questo martedì qua per me e per Pino, è proprio il ritrovarsi un sacco di gente che ci segue, e capire che siamo ancora in tanti a vederla così. E Pino, sul tram, quando c'era il bigliettaio seduto sulla destra con la spugnettina che ti dava il biglietto e che di tanto in tanto si alzava così e diceva portarsi avanti. Bravo. E la gente allora pian pianino cercava di... A proposito di cose belle, Claudio Vos scrive: ciao Pino, Jack, Fabio, grandi, una domanda al Puma, vorrei venire a vederti per la prima volta ma domenica non riuscirò, farai altri concerti a Milano nei prossimi mesi? Lunga vita Rock TV Italy. Guarda, mi dispiace carissimo, ma noi a Milano facciamo un concerto all'anno, proprio due quando capita. Però ci saranno altre occasioni, tu stai sintonizzato sul sito della Travis Blues Band e magari da qualche parte ci vedremo. E se no prendi la macchina e vai un po' intorno a Milano. Ma ti vai a fare un giro, dai. L'altro giorno sono arrivati degli amici da Piacenza, dice ormai da Piacenza a Milano ci si mette poco. E ci sono ancora quelli che dicono no, da Piacenza sono venuti. Come quelli che mi dicevano no, San Donato è troppo lontano. Ma... Fabio, io quando sono andato a vedere, io e Tonino, quando siamo andati a vedere Hendrix, che avevo 17 anni, siamo andati a Roma, non avevamo i soldi per il biglietto, siamo andati in autostop, abbiamo fatto la colletta per fare i soldi per il biglietto e per mangiare due panini e siamo tornati ancora con l'autostop per andare a vedere Hendrix, capito? Adesso prenotano i biglietti lì su Ticket One. Tre anni prima sai già che andrai al concerto. Sicuramente. Questo è il discorso che facevamo all'inizio. Sicuramente. La voglia di sentirsi ancora così attivi, partecipi, protagonisti. Ma io dovevo andare a Lugano a pigliare i dischi dei Deep Purple. Perché a Milano arrivavano in ritardo. Però quando tornavo con questi padelloni sotto braccio, andavo a scuola, e mi sentivo io stesso uno fortunato che ci avevo visto di tipato. Io quando prendevo lo stipendio andavo da Caruso, andavo in questi negozi, dovevo lasciare metà a casa, perché se no lo spendevo tutto. Tornavo a casa. E quando io avrò avuto 14 anni, ho fregato, l'ho sempre detto questa cosa, 50.000 lire in tasca a mio padre. Mi sono andato sotto la galleria a Napoli, sono andato col treno, ho comprato tutti gli album di Elvis. Avevo sentito già House Rock, sono impazzito. Sono tornato a casa, col cazzo che sono andato a casa. Sono andato da mia nonna. Sono stato 4 giorni da mia nonna a dormire, quando sono tornato ho preso lo stesso una marca di legnate. Però avevo tutti gli album di Elvis. A proposito di Elvis, un altro discorso che non è che voglio tirare acqua al mio mulino, che i primi successi di Elvis erano dei blues riadattati. Sì, sicuramente. Perché That's Alright Mama era di Arthur Big Boy Crowder. Sì. E poi quell'altro era invece di... non mi ricordo chi, ma era... Blues anche Show, erano tutti classici. E quell'altro, Blues Around Me... Lui, Jerry Lee, venivano tutti dal blues. Bravo. Tutti dal blues, ragazzi. È quello che io dico sempre, no? Adesso perché c'è Mr. Blues, come lo chiamo io. Ragazzi, quando avete voglia di mettervi a cantare, avete voglia di prendere in mano uno strumento, cominciate dal blues. Bravo, poi magari andate a suonare black metal. Cioè io ho visto Darrell dei Pantera, ho visto il chitarrista dei Metalli. Questa gente qui, se tu li metti a suonare blues, questi suonano e cantano blues. Bravo. Poi hanno preso un'altra strada. Bravo. Però il blues sono le fondamenta del palazzo. Se non ci sono quelle fondamenta lì, il palazzo prima o poi crolla, ragazzi. Io ti ho raccontato quando andavo nei negozi
e dicevo: buongiorno, vorrei un disco di blues. Un disco di blues, di jazz? No, di blues, vabbè, jazz, blues è la stessa cosa. Ma non ti sto parlando del secolo scorso, sto parlando degli anni 70. Sì. E i primi concerti che faceva la Travis Blues Band, eravamo ospiti di rassegne di jazz. Eravamo a Lovere, eravamo a Bergamo, eravamo a Milano, io sono andato prima del grande Charlie Mingus, perché la gente non conosceva il blues, diceva vabbè dai, chiediamoli. Per quello che io, quando ci siete qua persone come voi due, no, il metallo, il blues, anche quando viene il grande Rouge a parlare di punk, comunque che ti racconta che non c'erano posti dove suonare, e per chi vive il mondo e la nostra Italia oggi, sono cose inimmaginabili, i vostri racconti sono stupendi. Perché e noi cerchiamo di condividerli sempre. La prossima volta ti faccio un regalo, vi faccio un regalo e porto dei vecchi ritagli di giornale e le leggo in diretta, perché per fortuna poi queste persone qua non scrivono più. Ma e poi ragazzi, Fabio mi ha portato un regalo oggi, come si chiama la polverina lì? Ginger. E devo pipare? Ginger. Ginger, ginger, no, non zenzero, è ginger, mai detto. Zenzero in polvere. Ah, zenzero, zenzero. Ginger. Siccome sono tre settimane, ragazzi, io sono tre settimane che vado avanti con la bronchite, io c'ho la bronchite. C'è una bronchite che non passa sta figlia di Troia, ma se ne deve andare. E Fabio, ieri l'ho sentito, mi ha detto: domani ti porto del zenzero. Zenzero? Lo zenzero. E mi ha portato un sacchetto che se mi beccano gli sbirri, sembra un sacchetto di cocaina. Curarsi. Quella marrone. Bisogna curarsi sano, è inutile pigliare ragazzi, antibiotici. Comunque Fabio che si cura, prima gli ho toccato un braccio, sembra un'incudine, sembra. Gli ho detto: ma no, ma c'è un pezzo di ferro sotto. Pino, c'è un braccio che... C'è un braccio che se lo sbatte sul mobile lo apre in due. Lo vedrai, apre. Che domani starai meglio. No, vabbè, un annuncio anche questo. Sicuramente. Di miele, miele, miele e zenzero. Zenzero. E soprattutto cercare di evitare tutte quelle cose lì che poi ti fanno male. Di vedere in televisione certi programmi. Bravo, senti qua Fabio, che domanda vi devo fare, perché a me piace cercare di leggerli tutti i messaggi. Niccolò Mazzarolo dice: un saluto al grande Fabio Treves, cosa ne pensate di Gattuso e degli Europe? Decidete voi da cosa iniziare. Vabbè, Gattuso e gli Europe, vabbè. Allora, gli Europe quando hanno fatto uscire quei loro primi successi, arrivavano dall'hard rock anche loro, comunque erano comunque un prodotto commerciale, sì, ma onesto. Li sentivi dal vivo e spaccavano, non è che erano il tour di Final Countdown, dei camuffi e del povero Ringo, devo dire che se l'ha messa tutta con il materiale che ha. Io sono convinto che se in panchina ci fossero anche tutti gli allenatori più bravi di questo mondo. Adesso si parla di Conte, si parla, ma chi lo sa. Però hai capito, ma andavamo così bene a parlare di musica, di Milano. Sì, bravo, vai con rock and roll. Te l'ho letto apposta perché ho detto questo, poi cosa l'accostamento. Cosa c'è fa male best? Qua? E ci sono i lombare. Sono due giorni che c'ho un male qui. Ma dopo ti metto le mani. Madonna. Il professor Goffredo di Sera dice: Pino, puoi dire a Fabio Treves di valorizzare la musica classica e strumenti che stanno sparendo, come il violino e il pianoforte? Vorrei un suo parere su Mozart e Beethoven. È bello vedervi assieme. Grazie. Allora, posso rispondere io? Perché la domanda era fatta a te. Allora, devi sapere... No, era a te. A me. Sì. Allora, io sono cresciuto a casa con la musica classica, perché mio padre era amante di tutti i generi musicali, ma soprattutto la musica classica. Io ero uno dei pochi che fischiettava i concerti brandeburghesi, fischiettava i pezzi di Ravel, fischiettavo... Dei piccoli brani delle sinfonie di Beethoven, e tutti si meravigliavano, dicevano: ma come fai a conoscere tutte queste cose? Perché io le sentivo, le risentivo a casa. Per me la musica classica ha dei punti veramente irraggiungibili, immensi. Io spesso quando voglio rilassarmi metto dei brani di musica classica. Purtroppo la musica classica, come tanti altri generi musicali, è considerata, sì, è la musica colta,
ma non vedrai mai alle 9 di sera un concerto di musica classica Bernstein che dirige la Philharmonic Orchestra di San Francisco. Voi avete paura che il nostro buon rock faccia la fine della musica classica? No, cioè, no, che no, oltre no, alle Zeppelin, anche all'ultima ondata, le cose comunque diventi, non ci sia più linfa vitale? Fintanto che c'è gente come Pino, fintanto che ci sono gente che trasmettono per radio, fintanto che ci sono quelle riviste, poche, pochissime, ma che dedicano i loro articoli, il loro spazio a gente brava. Che ha reso veramente immensa la musica rock. Però non dimentichiamoci che la musica rock non è soltanto sinonimo di business, di classifiche, ma la musica rock è la musica anche della diversità, di quelli che non si vogliono omologare. Sicuramente. Proprio per il fatto che, come diceva Muddy Waters, the blues had a baby and they named it rock and roll. Il blues ha avuto un figlio naturale, l'ha chiamato rock and roll. Rock and roll. E non può essere diversamente. A tal proposito, Antoianni vi dice: ciao, qual è l'artista blues che preferite più di tutti? Io adoro Stevie Ray Vaughan, secondo me è una spanna sopra molti. Ma sono tanti, sono tanti, dai, sono tantissimi. Stevie Ray Vaughan sicuramente è stato un chitarrista eccezionale e mi piaceva anche molto la sua voce, mi piaceva anche molto. E poi però era, ce ne sono tantissimi. Era una persona per bene, io ho avuto la grandissima fortuna, altro aneddoto, di aprire il concerto di Stevie Ray Vaughan e gli dissi che, così per parlare, che io ero nato il 27 novembre, lo stesso giorno di Jimi Hendrix. Lui si accasciò sulla sedia e disse: ah, ma tu hai sentito qualche volta Jimi Hendrix? Dico: io l'avrò sentito almeno 10-15 volte. E dice: raccontami tutto, che chitarra usava, che pedali usava, che canzone. Perché lui aveva sentito Hendrix soltanto una volta assieme a suo fratello Jimmy quando aveva 13 anni. E quindi era veramente attento a tutto quello che poteva assorbire da dei racconti di persone che direttamente avevano sentito. Quanto ed era strano, perché uno apriva la porta e vedeva il grande Stevie Ray Vaughan strabaccato nella poltrona ascoltare i racconti del Puma di Lambrate. E anche questo è blues. Questo è specialmente blues, ragazzi. Ci sono dei messaggi che secondo me per un artista riceverli non hanno prezzo e non hanno valore. Sentiti qua Fabio Perpino questo messaggio. Valentina Lenefer dice: ciao Pino, ho iniziato ad ascoltare da piccolissima la musica Hard and Heavy grazie a due dischi, Salisbury dei grandi Uriah Heep e Born to Fight dei Vanadium. Quindi grazie Pino. Grazie, grazie a te, grazie a te veramente. E come dice Jack, cioè questi messaggi ci mettono un po' in pace con la passione proprio. Tra l'altro poi dice anche che ha appena condiviso la diretta, Anto, grazie. Fatelo tutti ragazzi. Tutti ragazzi, specialmente su YouTube. Specialmente sì, su YouTube, sul iscrivetevi canale. Iscrivetevi sul canale YouTube. E condividete comunque, questa non te l'ha detto Fabio, a noi... Ci ha chiamato Albano, ieri ci ha proposto di fare un reality con lui. Sì, le mummie. Ma che quello non è... Saluto Massorata Show. Bellissimo. È un talent show dove chi viene... Bellissimo. Non esegue niente. Viene subito direttamente mandato a quel paese da fine. Subito. Saluto Massorata Show. No, ma a parte ragazzi. Dai. Cioè, i reality è una cosa che fanno cagare per quello che è. Però... Se veramente si facessero dei reality per dare spazio veramente alla musica, mettendo dei giudici veri lì dentro, non degli accattoni. Un programma che non è fatto solo per rubare soldi e per spezzare i sogni e le passioni di questi ragazzini. Si potrebbero fare. Oltre a noi due, di altri due che chiameresti per fare i giudici a un talent show immaginario per diffondere la buona musica. Vediamo se abbiamo gli stessi gusti. Altri due musicisti o altri due nell'ambito della musica. Io uno che chiamerei, che rispetto tantissimo per la sua coerenza musicale. Malgioglio. Renzo Arbore chiamerei con noi. Chiamerei Renzo con noi, Renzo Arbore. E poi, giusto per la par condition, una donna che potrebbe essere... Mina. Mina. Mi hai tolto le parole di bocca. Bravo.
Ma Mina è la voce, è la, ancora è, oggi è la storia ancora della voce. Ancora oggi è la voce, ragazzi, ancora oggi. Veramente. Allora, le trasmissioni di Renzo Arbore, che faceva 45 anni fa, erano avanti anni luce rispetto alle ti ricordi trasmissioni... Bandiera Gialla, quei programmi lì, già? In radio, alto gradimento, per tra voi l'altro giovani. Io ho amici che conoscono bene Mina, che ci vivono anche assieme, e mi dicono che lei è attentissima alla musica, conosce tutto, ascolta tutto, è apertissima al rock, al rap, a tutto ciò che è comunque musica nuova, ed ha una passione enorme per la musica. Beh, ma... beh, ci siamo trovati benissimo, io e Pino, su altri due nomi. Sì, però noi, rispetto a questi due... chiamiamole, saremmo due dei pivellini, sì, gli portiamo il caffè, dai, sicuramente, vabbè, dai. Anche la brioche. Buon, ma sì, anche la brioche. Devi sapere, Fabio, che la nostra è proprio una community, tu ogni volta che vieni qua lo vedi, che sono veramente i ragazzi che ci seguono, soprattutto da quando ci siamo spostati su tutta la parte, diciamo, più social, e quindi poi arrivano messaggi come quello di Loredana, che dice: ciao Pino, ciao grande Puma di Lambrate, oggi è il mio compleanno, mi fate un abbraccio e un augurio. Loredana, un abbraccione di piuma, brava, un abbraccione, e come si dice, 100 ancora di questi giorni. Oh, magnifico. Vorrei averlo io un messaggio di auguri magnifico come questo. Loredana, devi seguire Rock TV a vita. La nostra scorpioncina. Sì, vabbè. Grande, che bello, che bello. E infatti vi dicono: ma perché non fate Tommaso, il giudice X Factor? Non lo so. Ma adesso, sai, hanno mandato via cosa, come si chiama lì, quella... la Asia, sì. Che adesso c'è questa cosa lì su tutti i social, con Corona che si slingua Fabrizio in diretta, Corona. No? Con Corona, che comunque è un mondo proprio, come dice Pino Scott, è un mondo parallelo fatto di escrementi di ratto, quello lì proprio, che a noi non ci interessa. E a posto suo hanno messo quello lì, il piscialetto lì, quello di quel gruppettino, come si chiamano, che l'ho sentito dal vivo, tostonato. Ma chi? Come si chiama? Non mi ricordo il nome. Sono miei amicissimi. Sì, come si chiamano? Lo Stato Sociale. Ma questo qui, ancora si pisce a letto, lo mettono lì a fare il giudice. Ma voi ci prendete per il culo proprio, ragazzi, dai. Sai che però io devo dire una cosa, è una delle persone, lodo, non è perché è mio amico, ma più intelligenti, Pino, io te lo devo far conoscere. Cioè, se lo senti parlare in privato, ha una capacità di conoscere le cose che ti sconvolge. Cioè, vabbè, una volta quando è stato qua, è stato ospite anche qua da Rock TV, poi mi ha iniziato una disquisizione sul basket, loro sono di Bologna, quindi il basket. Mi ha lasciato a bocca aperta, quindi io voglio spezzare una lancia a favore dello Stato Sociale, lodo. Quando gli altri andavano a fare discussioni sul basket, io e Fabio andavamo a trombare, ragazzi. Vai Jack! Anche in quello lodo bisogna lasciarlo stare. No, comunque non è vero, non è vero. Infatti quelli che mi dicono: ah, beato te, Treves, che tu sei quasi, hai 69 anni, tu hai vissuto il periodo dell'amore libero. No, era il periodo dell'amore libero, però per gli altri. Ah, dico sempre per gli altri. Vabbè. Un'altra delle tipologie di messaggi che divertono, che fa piacere leggere, sono i messaggi tipo questo di Mike Morris Fiore, che dice: ciao ragazzi, Pino soprattutto, ti seguo da anni e condivido tutto quello che dici contro questa società di rimbambiti e sbandati. Ascolto rock e molta gente mi vede strano perché non ascolto le loro cacate tipo Rovazzi e Bettalem, non so neanche chi sia FFB. E quante volte li mando a quel paese, non puoi immaginare. Un saluto dalla provincia di Bari. Comunque stai tranquillo, fratello, perché non siamo noi a essere diversi, sono loro che sono tutti uguali, non ti preoccupare. Mamma mia, mamma mia. Luigi Vigliaccio invece fa una domanda al Puma e anche al Puma e anche a Pino. Dice: qual è l'album o l'artista che vi ha ispirato alla musica? Per me, lo dico subito, l'ho detto prima, quando ho sentito Jailhouse Rock di Elvis Presley ho visto la luce.
poi dopo è arrivato Beatles, Stones, Hendrix e tutto il resto. E io invece non era un album, nel 63 sono andato a sentire al Teatro Lirico a Milano Muddy Waters con mio padre e lì ho capito che oltre alla musica che si ascoltava in Italia, che era la solita musica, c'era un qualcosa che poi non mi ha mai più abbandonato. Quindi Muddy Waters. Bravo. Tanta roba si direbbe. Fabrizio D'Artoini dice: ciao Pino, Fabio e Jack, domanda bruciapelo, miglior disco dei Queen secondo voi? Boh, non te lo so dire, io sinceramente non te lo so dire. Killer, dico io. Perché era strano, cioè era un periodo di grande innovazione, comunque, il punk che arrancava e questi qua facevano un pezzo che partiva con una linea di basso incredibile. Bellissima. Troppo avanti. Con un vocalist, ragazzi. Mamma mia. Immenso. È per quello che mi incazzo, che Brian May, sto pezzente, continua ad andare in giro col nome dei Queen. Con dei cantanti bravi, per carità, da karaoke. Lui no? È bravissimo. Non puoi. Sono andato al Pala Forum, però era... Ma c'eri lì al Pala, di fianco a San Siro, che poi è crollato? Sì. No. Era il tour di Radio Gaga. Io lì ho visto lì l'ultima volta. No, io purtroppo non c'ero, però vedere Queen così, con dietro sullo schermo gigante, le immagini di Freddie, era qualcosa che non... Boh. Non sono riuscito a gustarmi appieno perché. Come dicevano gli Squallor, altri tempi, altri orgasmi. Manca miseria. Bene, dicevano di cose giuste gli Squallor. Guatemala, Maremma Maiala. E io ce l'ho i dischi degli Squallor, perché a loro modo erano. Berta, vieni giù, che c'ho un toro nelle mutande! Ui, ma qual toro è toro? Tu tieni una supposta a posto Roca! Quante risate con quei dischi degli Secondo me squadri. Comunque non erano proprio demenziali, perché c'erano delle cose che erano veramente... La band poi che suonava Dio, c'era Radius, c'erano... A me mi ha spiegato, sai che noi abbiamo fatto gli album dallo studio di Mauro Pagani, che prima era Zanibelli, sì. E ci spiegavano che loro cosa facevano? C'era Radius e gli altri che preparavano le basi. Poi loro arrivavano lì con tutti gli ingredienti, ci portavano da bere e stavano lì tutta la notte a sparar cazzate, no? Poi tagli e cuci e venivano fuori gli album degli Squallor. Grandi ragazzi. Vabbè, oh. Vi leggo una raffica di messaggi, tipo questo, di Giorgio Nunez, che dice: ciao Jack, Pino e ciao enorme a Fabione. Volevo la vostra su Adriano Pappalardo, che intervistato da Peter Gomez del Fatto Quotidiano ha detto che il blues, come il rock and roll e il rap, non si possono fare in italiano perché non è nella nostra cultura. Secondo voi cosa si fuma? No, secondo me ha detto una cosa inesatta. Ha detto una cosa inesatta perché la cultura, indubbiamente il blues è una musica che nasce dai canti di lavoro, dai campi dei neri afroamericani, eccetera, eccetera. Ma il blues si è evoluto, caro Pappalardo, non è più solo quel blues lì. Tant'è che ci sono ottime band di blues in Scandinavia, in Australia, in Sudafrica, in Brasile. In Italia. In Italia. Io personalmente, che ho ricevuto i complimenti del boss di Bruce Springsteen, non mi sento... molto diverso da quelle band che suonano il blues a Chicago, a Memphis o a New Orleans. E questa gente di cui sta parlando Fabio è gente che ce l'ha dentro il blues. Non è importante la nazionalità, ce l'hai dentro, quella è la tua musica. Certo, ma come dire allora che i cantanti americani o inglesi non possono cantare le opere di Verdi perché sono state scritte da Giuseppe Verdi e quindi non appartengono alla cultura. La cultura è una cosa che anche si evolve, una cultura può girare, la cultura fa il giro del mondo, non è che la cultura è lì e rimane lì, no, si esporta in giro. Allora dovremmo dire che possono giocare a calcio soltanto i brasiliani, bravo, che possono giocare a cricket soltanto gli inglesi, che possono giocare a calcio balilla solo gli austriaci di quella regione. Non è così, caro Pappalardo. Vi leggo questo messaggio di Repus Lort,
dice Repus Lord, c'ha dei nomi, nomi strani, che su YouTube hanno dei nomi incredibili, no? Che vi dice: per favore Jack, leggi, per me è veramente importante. Perché poi voglio aggiungere anche una domandina a quello che sta dicendo lui, perché mi interessa capirlo. Pino, cosa ne pensate di Elettra Lamborghini? Credo che la sua musica riprenda il blues e lo rielabori unendolo all'hip hop. La ritengo una grande innovatrice. Usa le macchine, si sono messe a cantare. Allora, Elettra Lamborghini, innanzitutto mi fa piacere che non sappiate chi sia, è già un buonissimo segnale. Però vi ho fatto questa domanda perché ero sicuro che non sapeste chi sia. Una ragazza che io trovo disgustosa, è l'erede dei Lamborghini, che si è messa a fare programmi tipo Riccanza, inqualificabili, che fa dell'apparire tette, culi fuori e far vedere quanto è ricca la sua essenza. E adesso è talmente forte sui social, di ratto, li chiamo io. È talmente forte sui social, ha dei numeri forti, che poi una casa discografica gli ha fatto fare anche delle canzoni che hanno avuto decine e decine di milioni di visualizzazioni. Allora, la mia integrazione, proprio col cognome che porta, la mia integrazione, magari di Pino lo so, ma mi interessa sapere di Fabio, proprio lo stato d'animo, se ti viene la carogna oppure l'indifferenza. Quando vedi gente, non lo so, si può dire anche Rovazzi, comunque gente che non c'entra nulla con la musica, che viene da YouTube o dai social e che ottiene dei numeri e dei riconoscimenti e dei dischi d'oro che artisti immensi non avranno mai. Ma guarda, una volta mi veniva su la merendina, fino a un po' di tempo fa, anche però te. Ti devo dire che con il tempo sono così appagato, felice di poter andare ancora in giro, perché uno si domanda: ma perché quelli lì che hanno fatto il loro tempo non smettono? Perché fin tanto che la gente viene a sentirsi, bravo, e ti abbraccia, c'è qualcuno che ti chiede il selfie, ma soprattutto ti dimostra un affetto, io continuerò a suonare, è la cosa più bella. Se uno entrasse e mi dicesse: Fabio, ti cambieresti con uno di questi nomi sconosciuti che hanno milioni di visualizzazioni, cioè, io ti direi no, a me basta avere quei pochi amici sinceri, quelli veri, che non ti parlano dietro, quelli che veri, non sono invidiosi, che non sono... E quindi quando tu sei felice, in armonia, non hai bisogno... Come diceva il grande James Taylor quando cantava il pezzo di New Girlfriend, scritto da Carole King. Carole King, bravo. È un'altra categoria. Quando sei male, quando hai bisogno, io ci sarò sempre. Quella è la musica, è il blues, è il rock and roll, è l'amicizia. È proprio vero. Matteo Brera chiede: Pino, Fabio, siete dei grandi. Sono stato venerdì a sentire Grand Hughes. Bel concerto. Tra tutti gli ex di Purple è quello che è invecchiato meglio. Io che dovevo andare al Fenomeno. No, al Fenomeno. Il Druso il giorno dopo. Al Fenomeno non sono andato perché stavo... L'anima e chita. Allora, io dico una cosa di Glenn Hughes. Io l'ultima volta l'avevo sentito con Joe Bonamassa a Vigevano qualche anno fa. Con il Black Country. Glenn Hughes è la dimostrazione che quando tu suoni quello che ami, la gente c'è, che siano 50, 600, 1000. Adesso sta facendo un tour proprio solo brani dei Deep Purple. Comunque mi hanno detto che al Fenomeno stava malissimo. Era molto raffreddato, però io l'ho sentito anche qui a Legend qualche anno fa, due o tre anni fa, che era raffreddato anche lì. Ma quando Glenn Hughes è raffreddato è come Pavarotti quando in piena forma. Nel massimo della forma. Bravo. Un dono, lui ha avuto un dono da Dio proprio. Lo chiamano The Voice of Rock, ragazzi. Non ce n'è. È passato attraverso quintali di cocaina, eroina. Io, quando ho fatto il progetto Hughes and Turner, sì, ci avevamo suonato insieme con i Fire Trails lì a Osio sotto lì, si chiamava quel locale lì. E io giustamente il mio mentore, cioè sono andato da lui e gli ho chiesto, Glenn, ma come hai fatto a smettere? E lui mi ha detto: Pino, io ci ho provato per anni. Finalmente ho trovato questa donna, mi sono veramente innamorato e ho trovato Dio. Lui parla molto di Dio, però meglio parlare di Dio che parlare non di eroina. Le pere, ecco. E ha trovato veramente la fede nella sua passione, nel suo essere, ed è una persona felice, lo vedi già da quando parla, quando è sul palco, dai suoi sorrisi. Quanti anni ha Glenn? Sai che non me lo so. Avrà un paio d'anni in meno di noi, un paio d'anni in meno. Ai tempi dei Deep Purple,
c'erano i pusher che non è che gli davano la roba, li seguivano, seguivano i tour, hai capito? Addirittura c'è questa roba che è vera, l'ho letto io sulla biografia, il manager a un certo punto, c'era la formazione quando c'era lui e Tommy Bolin, è morto poi di eroina, che il compito di John Lord era di curarli, loro saltavano fuori dai bagni dei cessi e andavano a fare, aspetta, a un certo punto gli continuava a chiedere anticipi, Glenn Hughes, e questo ha detto non glieli do così non si droga. A un certo punto sono arrivati, mi sembra, a Los Angeles, non so dove erano, hanno scaricato il camion, mancavano gli amplificatori e i bassi. Erano venduti, la droga, ragazzi, la roba brutta, ragazzi. Rimanete lontani, ormai ragazzi, tutti sanno come Fabio funziona. Io so che è sempre stato una persona pulita, non parlo solo moralmente, anche in queste cose, a parte qualche canna negli anni 70, no? Però fidati, io non mi sono mai vergognato, io il diavolo l'ho visto. L'ho visto e l'ho toccato e ci ho parlato e gli ho sputato pure in faccia. E sono 2 anni e mezzo che non tocco niente proprio. Perciò la state lontana da quella merda perché è molto pericolosa. L'unico diavolo che conta è quello lì in curva sud. Bravo. Forza Magico Milan. E fatemelo dire. E anche il blues. La musica del diavolo. No? No, comunque questo discorso qua magari lo approfondiremo più avanti in un'altra trasmissione. Bravo. Ma ci vogliono persone che testimoniano l'assoluta bruttura della diffusione della droga, soprattutto tra i giovani. Però una volta, 50 anni fa, se ne sapeva ancora poco. Sì, si leggevano i testi di qualche canzone, ma ormai lo sanno tutti. Dicono, ma sì, ma c'è la richiesta, ok? Ma c'è la richiesta perché sono ancora tanti. Comunque la dimostrazione tanti... fa, mi ricordo quando avevano beccato Vasco Rosso negli anni... Noi eravamo a registrare con i Vanadium, l'avevano messo in galera perché volevano dare un segnale. E lui era spaventatissimo, adesso ha detto quando esco mi marchiano per tossico, invece quando è uscito, grande Vasco, cioè proprio è l'esaltazione del male proprio. Comunque state lontani di quella merda lì, sono 4 parole, state lontani dalla droga. Bravo. E anche dall'alcol, qualche birretta così, qualche bicchiere di vino fa solo bene, però non esagerate. C'è una cosa che si chiama fegato, prima o poi ti manda a fanculo. A proposito di passioni, senti questo messaggio, Fabio di Shinobi Seiryu, ti dice: Fabio, io sono stato uno di quelli che venne su a Milano quando chiusero Rock FM. Ah sì, mamma mia, che brutti ricordo. Giorni. C'è stata una maratona, ti ricordo. Abbiamo fatto un pezzo assieme quella volta. Era una radio dove si respirava il rock e aggiungo questo. I musicisti, quelli bravi, famosi, che arrivavano per il concerto o per presentare un disco, volevano andare a Rock FM. E quindi lì ci sono stati tutti, Little Steven, Billy Gibbons, tutti passavano da Rock FM. E la cosa incredibile è che di fianco c'era un'altra radio, che non nomino, che era 105 101 e volevano arrivare e poi alla fine l'hanno fatto chiudere e poi hanno aperto Virgin. Vabbè, comunque come si chiama l'amico? Comunque Virgin l'ha comprato il tuo amico, Jack. L'ha comprato il tuo amico. Sì, Virgin proprio, Radio l'ha comprato Berlusconi, l'ha comprato proprio, sì, è un amicone. Abbiamo messi male. Mamma mia. Senti questo messaggio di Fulvio Feliciano, che so che... Grande chitarrista interxiano. Abbiamo suonato, che tu non c'eri quella sera, c'era Eugenio anche, c'era Finardi, lo stesso giorno che Hendrix nel 68 aveva suonato all'Old Fashion. Abbiamo suonato... 23 maggio. Abbiamo suonato quel giorno lì, c'era Finardi, c'ero io, c'era Fulvio e c'era questo chitarrista di Chicago, che mancino anche lui, che si chiama, adesso non mi ricordo il nome, Izzy, ma non mi ricordo. Fulvio, mandaci il nome. E che ha suonato con Fulvio, ha cantato 2 brani di Hendrix ed è stata una giornata magica, lo stesso posto. E io non so se tu eri dall'altro lato lì dove devi suonare tu. Io c'era l'altra celebrazione la stessa sera. Era un'altra, una serata a tributo a Zappa era. No, quella sera era Hendrix.
Era Andrew. Era, no, era... io ero a un'altra, ah, okay, un'altra okay. iniziativa a Piacenza. Insomma, vi scrive: ciao fratellone Pino, sarebbe bello avere il grande Fabio Treves con noi anche come ospite per una serata all'insegna del rock blues. Lo seguo da sempre, ma non sono mai riuscito a parlarci e a suonarci assieme. Scrivimi, diventeremo amici. Sicuramente, come Fulvio. Diceva quella... Fulvio, Fabio è una delle persone più, come dire, più umili. A Fabio, se tu gli chiedi di suonare, è come a invitarlo a nozze. Pino. Perciò, se faremo qualcosa, in qualsiasi momento faremo qualcosa, sapere. Basta che lo chiamo, Fabio viene, senza problemi. Me l'hai messo su un vassoio d'argento, però qua che dicevo, glielo leggo o non glielo leggo a Pino? Oh, comunque sta cosa che devono sapere tutti. Primo album dopo i Vanadium, il grido disperato di mille band. Ti ricordi quella massarda a Cusano Milanino? Indico, guarda che roba. Io lo chiamo, gli faccio: Fabio, ti va di suonare? Fabino, che problema c'è? Quando vuoi, dimmi dove. Lui arriva con la sua cartucciera e lui immaginava di suonare in un brano blues, no? Invece gli ho fatto suonare nel brano che si chiamava Venditi l'anima, nel brano più tirato, più veloce dell'album. E ha fatto un assolo, ragazzi, che spacca il culo, hai capito? E da allora tutti i miei album che ho fatti, da allora, sto parlando del 91, lui c'è sempre in brano. E quell'altro fatto sul Naviglio, in quello studio sul Naviglio grande. Da Pagani, bello studio, no, non mi ricordo, non era da Mauro, vabbè. E poi fino all'ultimo. L'ultimo, secondo me, chiaramente l'ultimo album di Pino è un album veramente stratosferico. E nell'ultimo album io ho sempre avuto ospiti, eccetera. A parte che l'ho registrato solo con la mia band, quest'album che si chiama Eye for an Eye, Occhio per Occhio. L'unico ospite che c'è in questo album è Fabio. E scusa se poco, ma anche il penultimo dove c'era il pezzo di Elvis. No, c'era di Angus dedicato. Comunque, a... Ma no, ragazzi, no, il penultimo. Ah, sì, no, quello era un altro. Quello era quello prima. Tu hai suonato in Live for a Dream, sì, di due anni fa. Sì. E poi... quello prima, che era Vuoti di Memoria, dove c'era il pezzo il di Elvis. Pezzo di Elvis. Ascoltatemi bene, non sviate da questo messaggio, perché adesso la community di Rock TV anche. Ma sai la cosa bella con Fabio? Io sono sicuro che se noi ci mettessimo qua 10 ore al giorno per 2 anni, avremmo da raccontare tante di quelle cose belle, belle, belle poi, capito? Senti qua, Fino, perché state sviando. Ascolta bene questo messaggio di Marco Billy Sam, che dice: Pinuccio, voglio al volo un duetto con l'armonica del Puma. Che duetto facciamo? Che tonalità ci sei? Io c'ho soltanto questo, lo sopporto. Gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy child coming. Oh yes, fire up a gun. Oh, I'm gonna make you good. Leave her by my hand. The end of the no. Yes, I'm a coochie coochie man. Yes, I'm the end. Everybody knows. Yes, I'm the end. Yes, I'm a Uchi Kuchi man, baby. Everybody knows. Yes, I'm here. Blues on, guys. Hey. Io stavo partendo con la seconda, lo so, se ci inviti così, ragazzi. Ragazzi, voi non potete immaginare quanto sono grato a Marco Billy Sam per aver mandato questo messaggio. Ed è la cosa bella delle nostre dirette. Guarda che esibizione ci hai fatto avere. Grande, no, Marco. L'altra cosa che vorrei dire, l'altra cosa che vorrei dire, che si riallaccia a quello che ho detto all'inizio della trasmissione, che non è che la musica per forza deve avere le casse dei Deep Purple, la chitarra attaccata, perché il primo strumento che si conosca è la voce umana. Bravo. Il primo strumento, quindi basta che uno ci abbia una voce. I primi chitarristi blues suonavano con due corde. Basta avere una voce che canta e che canta volentieri. E allora, questo strumento qua non costa 50.000 euro, costa 30 euro. Quindi non è neanche una cosa, uno strumento
a uno Stradivarius da 150. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito negli anni 70 la Travis Blues Band, alla chitarra c'era Marco Fantoni, mi ricordo. Sì. Ti ricordi? Molto kleptiano lui, molto Clapton. C'era Marco Fantoni, è la prima volta che ho sentito Fabione soffiare in quella cosina lì. È come quando ho visto Ian Anderson nel Piffero, mi sono commosso subito. Questo è quello di cui parlava lui. Bravo. Comunque, l'emozione. Comunque non, è inutile che aggiungiamo altro, quindi basta, chiuso, cioè sarebbe da chiudere. Andate tutti a fanculo, vai. Ragazzi, io prima di chiudere questa meraviglia di diretta due cose voglio dire. La numero uno è che ricordo a tutti che il 18 di novembre, ovvero domenica, allo Spirit di Milano ci sarà live a Milano, fanno un concerto all'anno la Travis Blues Band, non mancate. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio dire è: sono onorato di essere stato qua con voi, promettetemi che ne facciamo un'altra prossimamente. Basta chiamare. Perché è uno spettacolo. E numero 3, dai, chiudiamola la diretta con un altro piccolo live. Che dite? No, dai. Paganini non ripete. Paganini, Scotto non ripeto. Paganini non ripete, ragazzi. Ci ho provato, no. Ragazzi. No, vabbè, io posso fare una cosa con l'armonica. Dai, con Fabione. Sì, che non sì, è sì, una, sì. Una... Sì, no, piace. Io volevo dedicare questo pezzo a Pino, che mi ha invitato, è sempre gentile nei miei confronti, a Jack, che mi ha invitato, è sempre gentile nei miei confronti. E lo voglio dedicare a tutte quelle persone, soprattutto giovani, che ancora non sono entrate nello spirito del blues. Saluto tutti gli amici. Appuntamento a domenica a Milano, lo Spirit. Lo Spirit di Milano è in Bovisa, per i milanesi è zona Bovisa. Questo qui è il treno su cui lo zio Pino, lo Bravo. Zio Fabio, lo zio Jack vi invitano, salite, chiudete gli occhi e andate bene dove volete andare. Ciao Pino. Sud che te lo chiede. Viva la gnocca, ragazzi! No, che ci sta sempre. Ah, mi hanno mandato un posto oggi per chiudere. Due giovani a letto che lui chiede a lei: amore, hai preso la pillola? E sotto c'è un altro posto di due ottantenni che lei chiede a lui: amore, hai preso la pillola? Ciao a tutti ragazzi, ciao, ci vediamo ragazzi. Martedì ciao. Prossimo. E adesso vai tu, ciao.